Il MADE è anche questo, è un luogo dove verificare l'innovazione tecnologica. Pensate che i terremoti adesso si possono anche misurare, non come lo intendiamo noi, misurare gli edifici. Come? Ma noi abbiamo studiato questo sistema di monitoraggio sismico, e è nata l'idea l'anno scorso vedendo tutto quello che è successo dopo il terremoto. Il terremoto che ha provocato gravi danni all'atto del terremoto, ma gravi danni anche sul fatto che per dichiarare un fabbricato che fosse agibile oppure no, sono stati operati migliaia e migliaia di interventi da parte di ingegneri per valutare se l'edificio aveva ancora le caratteristiche di stabilità. Noi a fronte di questo abbiamo pensato insieme all'Università di Trento di studiare un sistema di monitoraggio sismico che consentisse in tempo reale di darci l'esatta valutazione sulla sicurezza effettiva del fabbricato. In che modo vengono misurati gli edifici? Gli edifici vengono misurati con degli strumenti che si chiamano accelerometri, che collegati via cavo a un'unità master che è un hardware con all'interno un software molto sofisticato, ci dà un rilevamento di 1000 dati al secondo che consentono l'elaborazione del terremoto, dell'evento sismico e gli effetti che questo ha comportato sull'edificio. A chi gioverà? Ma gioverà un po' a tutti, perché chiaramente oggi le valutazioni che si fanno dopo un terremoto sono fatte sulla base di misure proprio a occhio nudo e si possono misurare solo gli effetti dopo il terremoto. Questo sistema consente di misurare gli effetti di tutto l'evento sismico dall'inizio alla fine, quindi ti consente di fare una valutazione oggettiva su quello che è stato effettivamente il danno. Quindi un'azienda che subisce un sisma e che magari non sa se far continuare il lavoro o meno, se far rientrare i lavoratori, qualora avesse il vostro strumento non farebbe altro che andare a leggere a computer i danni effettivi della struttura, sapendo per certo i rischi o i non rischi che correrebbero i lavoratori. Non è proprio così, ma più o meno è così, nel senso che l'ingegnere progettista della struttura ha immesso i dati dentro il nostro sistema, sono dati che danno i valori ai quali la struttura può avere dei danni oppure no, il sistema confronta i dati del terremoto con questi danni e lancia dei segnali di allarme che possono essere di nessun danno, lieve danno o danni gravi. Quindi l'ingegnere, una volta che dispone di questi elementi, dà un giudizio suo da tecnico su come la struttura deve essere utilizzata più o meno, oppure come deve essere rimessa in ordine in base degli interventi che diventano puntuali, perché abbiamo dati oggettivi sull'effettivo danno che la struttura ha subito. Il nome di questo sistema? Si chiama IMS, è praticamente un Intelligent Seismic Monitoring Structural System, è un nome che è venuto in collaborazione con l'Università di Trento e pensiamo di avere dato al mercato un prodotto che in ogni caso darà un senso di civiltà sulla sicurezza dei lavoratori, soprattutto all'interno delle fabbriche e degli impianti che utilizzano gli imprenditori per fare la loro produzione.